giornate di visita e di preghiera per gli 80 cremonesi in pellegrinaggio a Lourdes, nel viaggio verso il santuario francese promosso dall'Unitas Lombarda. Nel gruppo si annoverano 16 giovani della diocesi di Cremona impegnati ad assistere gli utenti di Fondazione Sospiro e Fondazione Opera Pia Santissimo Redentore. È veramente piacevole capire che i pellegrini vengono qua per avere un po' di sostegno nella quotidianità della vita. È veramente, veramente encomiabile il servizio e la presenza dei giovani dell'unità pastorale Santo Bobon. Di particolare significato la solenne processione eucaristica internazionale presieduta dal vescovo Napoleoni, che ha registrato migliaia di adesioni, come documenta il canale YouTube del santuario. Sono state giornate molto belle, soprattutto quella di domenica, con la messa internazionale nella Basilica di San Pio X e la processione eucaristica che proprio il vescovo Antonio ha presieduto nel pomeriggio con la benedizione poi dei malati. Lunedì, uno dei momenti più attesi, la messa e il passaggio dei pellegrini alla grotta e quindi il gesto dell'acqua. Siccome ancora non è possibile a causa della pandemia fare il bagno nelle piscine, è stato sostituito con questo gesto che comunque sottolinea l'attenzione continua ai nostri ammalati, ai nostri diversamente abili. Il gruppo rientrerà il 10 agosto nella città del Torrazzo dopo un'intensa esperienza di fede e amicizia.